Ciao a tutti amici del Melo Antico, oggi siamo qui con Isotta, che è una cagnolina del nostro allevamento di razza Lagotto Romagnolo. Lei è in dolce attesa, oggi quindi vi raccontiamo un po' di questa razza. È una razza che nasce inizialmente per la ricerca al tartufo e è quello che la rende un po' più famosa, però è un ottimo cane da compagnia. Questo perché è di una taglia medio-piccola, il peso si aggira dai 10 ai 15 kg. E sia lei che il papà sono sui 10 kg, quindi un pochino più piccoli rispetto alla media. Non perdono pelo e questa è una caratteristica che viene molto richiesta da chi vuole un cane da compagnia. Come carattere, il Lagotto Romagnolo è un cane molto affettuoso, molto dolce, si affeziona tantissimo al padrone e alla famiglia. È un cane anche piuttosto vivace, ama fare passeggiate e seguirvi ovunque lo portiate. Allo stesso tempo si adatta comunque alla vita in appartamento, essendo di taglia medio-piccola, vive tranquillamente in appartamento con noi. I colori del Lagotto Romagnolo sono marrone, marrone roano come lei e bianco e marrone pezzato. I cuccioli da piccoli sono molto simili tra il marrone roano e il bianco e marrone. E la caratteristica che li distingue è che quelli che diventeranno roani hanno la pelle scura e alla base del pelo è già scuro, mentre quelli che rimarranno a macchie bianche e marroni, come il papà di questi cuccioli che nasceranno, sono già con i colori netti distinti, bianco e marrone. Gli occhi possono essere nocciola, come nel suo caso, possono essere anche marrone più scuro o verdi. Per la toilettatura del pelo si può scegliere la lunghezza che più si preferisce, come lei in questo momento è una lunghezza media sui 3-4 cm, si può rasarli più corti o tenerli anche più lunghi, questo a seconda di come li preferiamo esteticamente e dalle cure del pelo che vogliamo dedicargli. Ovviamente un pelo tagliato corto necessita di meno cure rispetto a un pelo lungo, però se si spazzolano non c'è nessun problema a lasciarlo anche più lungo. Mettete un like, iscrivetevi al canale e se avete domande scrivetele nei commenti. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.